La contestazione in atto che si esprime nella nuova sinistra, dice Marcuse, non si basa affatto sulla classe lavoratrice. La sua composizione sociale non è chiaramente definibile e consiste di intellettuali, gruppi appartenenti ai movimenti per i diritti civili, di giovani e di hippies. Ed aggiunge: ciò costituisce un incubo per i vecchi marxisti, un incubo però pienamente rispondente alla realtà. La classe operaia è fondamentalmente integrata al sistema, anche se le classi non sono scomparse. Se il lavoratore e il suo capo assistono allo stesso programma televisivo e visitano gli stessi luoghi di vacanza, se la dattilografa si veste e si trucca in modo altrettanto attraente delle figlie del padrone Iac, se tutti leggono lo stesso giornale, ne deriva che questa assimilazione non indica tanto la scomparsa delle classi quanto la misura in cui i bisogni e le soddisfazioni che servono a conservare gli interessi costituiti sono fatti propri della maggioranza della popolazione. La democrazia totalitaria lavora con l'integrazione. Scrive Marcuse nell'Uomo ad una dimensione. La follia del tutto giustifica le follie particolari e trasforma i delitti contro l'umanità in un'impresa razionale. Anche i calcoli più folli appaiono razionali. Annientare 5 milioni di persone è preferibile che annientarne 10 milioni o 20 e così via. È futile obiettare che una civiltà che giustifica la propria difesa con un calcolo del genere proclama la propria fine. Questi cartelli, che sono divenuti un paesaggio abituale, significano rifugio contro la radioattività atomica. Ciò che fa dire a Marcuse che la società della mobilitazione totale che va prendendo forma nelle aree più avanzate della civiltà industriale, all'est come all'ovest, combina in azione produttiva i tratti dello stato del benessere e dello stato belligerante. Sono passati 4 anni da quando è uscito l'uomo ad una dimensione. È più ottimista o pessimista oggi per la sorte del mondo? Io direi che sono più ottimista sulle possibilità di cambiamento ora di quanto lo fossi 4 anni fa. E la ragione è che in questo paese, per fare un esempio, l'opposizione si è intensificata in modo decisivo. Lo testimoniano la ribellione degli abitanti dei ghetti, la continua opposizione delle giovani generazioni, specialmente dell'intelligenza, e le difficoltà economiche che io penso stiano venendo a galla. Qual è la risposta del terzo mondo alla società tecnologica? È no o anche noi? Lei intende nel terzo mondo, in Asia o in America Latina? Lei chiede se questi paesi vorrebbero imitare la società tecnologica? È senz'altro una domanda impegnativa e molto importante. Io penso che vi sia una buona speranza che questi paesi, o almeno alcuni di questi paesi, non imiteranno la modernizzazione e l'industrializzazione così come è stata attuata nella cosiddetta società opulenta, ma cercheranno di trovare dei modi che siano migliori e più umani per farlo. Questo non significa assolutamente mettere in dubbio che la modernizzazione e l'industrializzazione siano necessarie. Esse lo sono senz'altro, però i modi e i mezzi con cui svilupparle differiscono largamente e dovrebbero quindi essere diversi. Qual è il suo pensiero su quanto sta avvenendo ora in Cina? Noi qui in questo paese abbiamo pochissime e per di più cattive informazioni su quanto attualmente sta avvenendo in Cina. Così tutte le notizie di cui io mi trovo a poter disporre, o perlomeno la maggior parte di esse, mi vengono dal giornale francese Le Monde, che probabilmente è il miglior giornale che venga pubblicato nel mondo oggi. Io, per quanto mi risulta, posso dire che la cosiddetta rivoluzione culturale è stata il disperato tentativo per impedire la stalinizzazione e la burocratizzazione di una società socialista. Se avrà successo, non sono in grado di prevederlo.
In Cina il pensiero di Mao è anteposto alla produttività, alla tecnologia. È un regime con una dialettica operante ed incessante. Lo abbiamo visto con la rivoluzione culturale, come lei ora ha detto. Ma la Cina possiede anche la bomba atomica e la minaccia non è fugata dalla dialettica. Questo è del tutto esatto ed io sono fermamente convinto che a lungo andare non sarà possibile impedire ad alcun paese lo sviluppo delle armi nucleari. Queste restrizioni sono tecnicamente e storicamente inattuabili, sono informazioni che si diffondono e non è possibile arrestare la diffusione di queste informazioni. Che cosa pensa di quei giovani europei che associano il suo nome a quello di Marx e di Mao? Qualcuno li ha chiamati maoisti. Pensa che l'associazione sia legittima? Qual è il messaggio che lei crede di rappresentare per loro in questa connessione? E in verità devo dire che non ho mai sentito nessuno degli studenti che ho incontrato in Europa fare questa associazione, Marx, Mao, Marcuse, e nutro il forte sospetto, il fortissimo sospetto, che si tratti solo di una invenzione dei reporter dei giornali. Lei indica nel sottoproletariato industriale, nel mondo dei reietti, la speranza di un rovesciamento del mondo capitalista o comunque tecnologico. Ora questa forza, osservano i marxisti, è più catastrofica che rivoluzionaria. Io non so se si possa stabilire una contraddizione fra catastrofe e rivoluzione, perché per ogni sistema stabilito, qualsiasi tipo di rivoluzione è stata una catastrofe. Quindi in realtà non c'è conflitto né contrasto tra i due termini, ma questa catastrofe nel corso della storia è generalmente superata e una società più razionale ne emerge.